Operazione Metameria, infiltrazioni dell''ndrangheta nelle imprese, sequestro da 3 milioni tra Reggio Calabria e Cosenza. Inchiesta a Malapigna, Pittelli torna libero dopo 3 anni, revocati così i domiciliari, non potrà esercitare però la professione per un anno. Amalia Bruni lascia il gruppo misto e torna nel Partito Democratico. In una nota ha dichiarato: credo sia necessario rafforzare la sinistra in Calabria e nel resto del paese. Lettera al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, firmata appunto dai sindaci dell'area della Piana in difesa dell'ospedale di Oppido Mamertina. Primo appuntamento a Roccella Ionica ieri pomeriggio con gli incontri dedicati al 75° anniversario della firma della Costituzione. Ieri si è discusso della sovranità popolare e dei diritti inviolabili contenuti negli articoli 1 e 2. Domani alla Cattolica di Stilo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, fra legami, luoghi e territorio. Ben sintonizzati sul nostro canale di informazione, la Premier Meloni ha incontrato i superstiti Cutro a Palazzo Chigi. Intanto così proseguono gli interrogatori dei magistrati ed emergono i particolari del naufragio. Un superstite dice di essere rimasto in acqua 3 ore prima di essere recuperato. La nipotina invece è morta. Guardiamo il servizio di Giuseppe Mazzaferro. Come sappiamo, il Premier Meloni ha incontrato i parenti delle vittime e i superstiti della tragedia di Cutro. Erano accompagnati da mediatori che hanno consentito una traduzione da e verso le lingue madri. Per il governo c'erano anche il ministro degli esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presenza del Consiglio Alfredo Mantovano. A bordo di un pullman della polizia che le ha portate all'ingresso posteriore di Palazzo Chigi è arrivato nella sede del governo un gruppo formato da una 30ina di persone che era volato a Roma dalla Calabria a bordo di un C-130 dell'aeronautica militare. L'incontro con la Presidente del Consiglio Meloni è durato circa 1 ora nella Sala Verde e si è svolto quasi in forma riservata e a porte chiuse. La delegazione è poi risalita sull'autobus diretto a Ciampino, dove ad attenderli c'era un volo che li ha ricondotti in Calabria. È stato un incontro commovente quello della Premier con i migranti. Secondo i testimoni la Premier ha anche pianto parlando con uno di loro. In particolare si è commossa quando i parenti di chi ha perso la vita in questa tragedia si sono appellati al suo ruolo di madre. Lei conferma che sì, ha una figlia di 6 anni, chiede cosa possa fare concretamente per aiutarli. Loro hanno chiesto innanzitutto che i corpi che il mare non ha ancora restituito continuano ad essere cercati, anche quelli incagliati in quel che resta di quel caicco finito in fondo al mare, un impegno che il Presidente del Consiglio ha assunto. Poi qualcuno ha chiesto una mano concreta sui ricongiungimenti familiari per consentire a chi è sopravvissuto a quel dramma e ha perso le persone care di raggiungere i parenti che vivono in Europa e poter ricominciare a vivere. Meloni non ha assunto impegni, non posso farlo a nome di altri paesi, ma si è impegnata a veicolare la loro richiesta ai leader europei che incontrerà la prossima settimana a Bruxelles. Intanto proseguono le indagini e l'inchiesta della magistratura. Un pakistano sentito dal GIP del Tribunale dei minorenni di Catanzaro nell'incidente probatorio disposto per cristallizzare le testimonianze dei naufraghi ha affermato di essere rimasto in acqua per almeno 3 ore aggrappato ad un pezzo della barca. Dice di essere stato recuperato quando era già giorno da una motovedetta della Guardia Costiera. Racconta quanto accaduto dicendo di essere nella stiva quando c'è stato l'urto. Sono subito salito, dice, insieme ai miei 2 nipotini e ci siamo gettati in acqua. La bambina però è morta mentre l'altro nipote si è salvato. Quest'ultimo aveva raccontato di aver tenuto in braccio la sorellina, ma che tutto era stato inutile perché la piccola era morta per il freddo. L'uomo ha poi riferito che poco prima dello scontro con la secca, gli scafisti turchi erano scesi nella stiva per informare i migranti che sarebbero arrivati a breve e quindi avevano messo il motore del caicco al massimo, rompendo poi la leva per evitare di poter decelerare. Quindi avrebbero buttato in acqua un canotto nel tentativo, risultato vano, di fuggire. O
Operazione Metameria, infiltrazioni dell'Ndrangheta nelle imprese da sequestro da 3 milioni tra Reggio e Cosenza, un servizio di Maria Teresa Criniti. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per circa 3 milioni di euro. La misura è stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, a conclusione di approfondimenti patrimoniali coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. Attività scaturite dalla risultante emersa dell'operazione Metameria eseguita nel febbraio 2021. L'attività, sulla base di accertamenti di natura patrimoniale, compiute dai militari dell'arma, ha consentito di dimostrare la pericolosità sociale e l'illecita accumulazione patrimoniale posta in essere da uno degli indagati, responsabile di intestazione fittizia di quote sociali di una società nel capoluogo reggino, funzionale ad occultare l'infiltrazione della cosca Condello Rugolino e delle altre cosche operanti a Reggio Calabria. Cosche operanti tutte nelle imprese dedite ai servizi di pulizia e manutenzione delle reti fognarie. L'operazione Metameria, lo ricordiamo, ha determinato nel 2021 l'emissione di 28 provvedimenti cautelari, permettendo tra l'altro di ricostruire rapporti della Cosca Condello di Arche con imprenditori ritenuti come o asserviti totalmente all'Ndrangheta. L'inchiesta poi è confluita nell'operazione Epicentro, nel cui contesto l'odierno indagato è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Nel suo complesso l'indagine dello specifico settore della prevenzione ha consentito, sulla base della stretta correlazione tra gli elementi acquisiti nel procedimento penale, di accertare tutti i beni illecitamente ottenuti durante il periodo di pericolosità sociale e sequestrare diverse imprese operanti nel settore dell'edilizia, impianti elettrici, officine meccaniche per mezzi pesanti, onoranze funebri e distribuzione di carburante per autotrazione, oltre 200 tra beni mobili e immobili siti in provincia di Reggio Calabria, Cosenza e Messina, 19 quote societarie, nonché disponibilità finanziarie pari a oltre 3 milioni di euro, per un valore complessivo stimato di oltre 23 milioni di euro. È stato arrestato a Isola Capo Rizzuto Pasquale Morelli, un esponente della Cosca Arena di Vibo Valentia, un detenuto nel carcere di Catanzaro che è stato condannato a 4 anni di reclusione, un servizio di Maria Antonietta Reale. I carabinieri della tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno rintracciato e arrestato, eseguendo il provvedimento di condanna emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro e confermato dalla Corte di Cassazione, Pasquale Morelli, 31enne, residente a Isola Capo Rizzuto, condannato a 4 anni di reclusione con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I fatti attribuiti al soggetto risalgono al 2016, quando Morelli ha danneggiato, estorto denaro e minacciato in particolare un'impresa del territorio. Per questi reati è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso, dato che il soggetto è risultato essere associato alla Cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Oggi è detenuto nel carcere di Catanzaro. Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato e di contrasto alla criminalità sul territorio. I poliziotti, appunto, della squadra mobile di Vibo, nel corso di un servizio di una pattuglia nel centro cittadino, hanno notato un veicolo sospetto transitare lungo la strada statale 18. Nel corso della perquisizione, il passeggero del veicolo si è mostrato molto nervoso. Insospettiti così, i poliziotti hanno proceduto al controllo nello zaino che teneva fra le gambe, rinvenendo così all'interno dello stesso 6 buste di plastica contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed un peso complessivo di 300 grammi. All'esito delle indagini dirette appunto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l'uomo è stato arrestato per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Parliamo di 3 persone che sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari della polizia perché sono stati ritenuti responsabili a vario titolo in concorso di violenza privata aggravata, estorsione e anche intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di un 40enne cosentino. Dalle indagini è stato anche emerso che la vittima era costretta ad effettuare attività lavorativa proprio per numerose ore giornaliere a fronte di solo 30 euro settimanale. Gli agenti inoltre hanno anche accertato che gli indagati avevano tentato con minacce e violenze fisiche di costringere il 40enne alla vendita della propria abitazione familiare, sempre con l'intento di appropriarsi del ricavato.
I carabinieri invece di Sellia Marina, comune in provincia di Catanzaro, nel corso di un mirato servizio di controllo appunto del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo siliese di 35 anni, sorpresa così in possesso di 469 grammi di marijuana e 105 euro in contanti. Infatti è materiale atto al confezionamento di un bilancino di precisioni. Parliamo adesso dell'inchiesta Malapigna. Pittelli torna libero. Dopo 3 anni sono stati revocati i domiciliari. Non potrà però esercitare la professione per 1 anno. Guardiamo il servizio di Maria Antonietta Reale. L'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli lascia definitivamente gli arresti domiciliari dopo 3 anni di detenzione. Così ha deciso il Tribunale di Reggio Calabria in accoglimento dell'appello proposto dagli avvocati Guido Contestabile, Salvatore Staiano e Gian Domenico Cagliazza nell'ambito del procedimento denominato Malapigna, istruito dalla DDA Regina. Il Tribunale del Riesame ha disposto per Pittelli la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di esercitare per 1 anno la professione di avvocato. Nell'inchiesta Scott Rinascita, Pittelli è stato accusato di essere stato in rapporti con le cosche di 'Ndrangheta del Vibonese e il relativo processo a carico dell'ex parlamentare è in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia nell'aula bunker di Lamezia Terme. Nel procedimento Malapigna a Pittelli vengono contestati presunti rapporti con la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Il lieve aumento in contagi in Calabria, parliamo di 87 nelle ultime 24 ore, i casi di Covid riscontrati a fronte a 1627 tamponi processati, sale dunque anche il tasso di positività che si ferma al 5,35%. Lettera a Occhiuto, firmata dai sindaci dell'area della Piana in difesa appunto dell'ospedale di Oppido Mamertina. Guardiamo. È stata resa nota dal sindaco di Oppido Mamertina la lettera di confronto dei sindaci a difesa dell'ospedale di Oppido. Un invito al confronto formulato all'interno di una missiva sottoscritta da tutti i sindaci dell'entroterra, a cui si sono aggiunti quelli di Palmi e di Cinque Frondi e dalla portavoce del comitato 19 febbraio. I cittadini di questo territorio rivendicano a gran voce il diritto di esistere, dice il primo cittadino di Oppido. È fondamentale stare insieme e abbandonare ogni forma di disgregazione. Un'area interna disagiata dove non esistono vie di comunicazione adeguate alle esigenze del terzo millennio e dove le criticità in termini di infrastrutture e opportunità si palesano all'ennesima potenza. In virtù di questo chiediamo che l'ospedale di Maria Pia di Savoia di Oppido Mamertina venga salvaguardato e potenziato e che torni ad essere un punto di riferimento della fascia montana e collinare. Un nosocomio che serve un'ampia fascia come i centri di Santa Cristina d'Aspromonte, Delia Nuova, Varia Podio, Molocchio, Scido, Cosoleto e Terranova Sappo Minulio. Circa 20.000 persone che al momento sarebbero tagliate fuori dai servizi di emergenza e urgenza sanitaria. Il Maria Pia Savoia, prosegue poi la lettera dei primi cittadini, è stato qualificato ospedale di montagna nel piano sanitario regionale 2004-2006, ma nel corso degli anni è stato progressivamente spogliato. Dall'ospedale di montagna calabresi solo quello di Oppido, unico nella provincia di Reggio Calabria, è stato razziato di reparti e strumenti. Da qui si conclude nella lettera una richiesta di incontro ad Occhiuto e l'invito a mantenere, rafforzare e potenziare le attività e le degenze attualmente esistenti ad Oppido, con la riattivazione di un punto medicalizzato di 24 ore per le emergenze e urgenze. Documento che è stato sposato anche dal consigliere regionale Domenico Giannetta di Forza Italia. Il comitato spontaneo nella giornata di giovedì, lo ricordiamo, ha affisso uno striscione in Piazza Albano contenente un nuovo invito alla lotta per l'ospedale. La portavoce poi del Movimento 19 febbraio, Margherita Mazzeo, non ha escluso la collaborazione tra comitati civici a difesa degli ospedali della Piana di Gioia Tauro. E adesso invece ascoltiamo il pensiero di Michelangelo Tripodi, l'ex assessore della Regione Calabria, sul governo Occhiuto e sull'autonomia differenziata. Ascoltiamolo. Sulla sanità la mia impressione è che lui ha fatto alcune scelte importanti. Oggi ha una responsabilità e non può più sfuggire, lo è. Ha chiesto a tutti i costi di assumere il ruolo di commissario. Io, come dire, personalmente ho qualche perplessità sulla doppia funzione di commissario e di presidente della regione, ma tant'è, ha ottenuto quello che, devo dire, Oliverio, che allora faceva, protestava, andava a Roma, eccetera, eccetera, che però alla fine non era riuscito a ottenerlo. Ha il potere assoluto.
Oggi ha prodotto la questione dei medici cubani ed è un risultato importante. Ma credo che debba andare avanti, non basta. Bisogna realizzare gli ospedali. C'è la questione dell'ospedale di Palmi che va, diciamo, al più presto avviato, diciamo, vanno avviati i lavori. C'è la necessità, per esempio, l'ospedale di Locri va ristrutturato e recuperato con investimenti importanti, così come va recuperato e vanno utilizzate le risorse che sono già state stanziate anche per l'ospedale di Polistena. Ecco, e così come, devo dirle, va diciamo, messo in cantiere la realizzazione del nuovo ospedale, del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. C'è un progetto già finanziato con l'INAIL per realizzare laddove oggi c'è il presidio dell'ospedale Morelli. Quella è l'area che è stata individuata per la realizzazione del nuovo ospedale di Reggio Calabria, del nuovo appunto grande ospedale metropolitano Bianchi Melaclino Morelli. Ecco, per esempio, per la nostra provincia la realizzazione di questi ospedali, ma più in generale, e qui non riguarda solo la regione, io mi pongo il problema del superamento del blocco che c'è oggi nell'iscrizione alla facoltà di medicina, no? Va superata, diciamo, il numero chiuso, va rotta questo meccanismo che ha prodotto un disastro. Non abbiamo più medici in Italia, siamo costretti, come abbiamo visto, a dover fare ricorso ai medici cubani, né possiamo accettare questo meccanismo di privatizzazione per cui oggi i medici si affidano a società di lavoro interinale e un medico per lavorare in un'ora prende quanto prende un medico assunto in una settimana regolarmente. Cioè, non ci sono, non possono funzionare così, perché altrimenti nella sanità pubblica non andranno più a lavorare i medici. Se diciamo, i meccanismi sono questi, per cui un'ora di lavoro viene pagata 300 euro utilizzando i meccanismi del lavoro interinale, insomma, siamo fuori. E tutto questo ovviamente ci porta alla conclusione che dobbiamo superare, come dire, in generale la concezione per cui sulla sanità si fanno affari. La sanità è, diciamo, un presidio fondamentale per garantire la salute dei cittadini, anche a costi, diciamo, come dire, negativi, nel senso che la salute può portare e può determinare, diciamo, costi per la comunità. Ma questo non può essere però un affare per pochi, un affare per le case farmaceutiche, un affare per grandi, diciamo, istituti sanitari che, diciamo, speculano sulla salute delle persone. Bisogna tagliare le unghie alla speculazione, alla rendita e al profitto sulla sanità. Secondo me questa è la prima riforma da fare. Bisogna riformare appunto la sanità garantendo il ritorno alla Costituzione, a quell'articolo che prevede la sanità pubblica uguale per tutti, gratuita per tutti i cittadini. Al di là e senza alcuna differenza di censo, di razza e di religione. Questo secondo me è senza nessuna differenza che si tratti di un cittadino della Lombardia o dell'Emilia-Romagna o della Calabria. L'autonomia differenziata, invece, per tornare a quel discorso che facevamo prima, ci porterebbe ad avere la sanità della serie A della Lombardia o dell'Emilia e la sanità della serie C o serie D della Calabria che oggi sono così, ma significa che vengono in qualche modo certificate e cristallizzate così, non ci potrà essere più nessuna modifica. Mentre oggi noi diciamo quella sanità che produce disparità di trattamento va cambiata, dobbiamo arrivare a trovare una soluzione radicale, rivoluzionaria, se vogliamo usare questo termine, che ci consenta di dire la Calabria può dare e deve avere gli stessi diritti e le stesse possibilità della Lombardia. Anche quest'anno presente l'Unione Italiane Cieche che hanno organizzato delle iniziative in concomitanza appunto alla giornata del glaucoma, dove ci sono state diverse visite. Vediamo.
Anche quest'anno l'Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Crotone, ha organizzato una serie di iniziative in concomitanza con la Settimana Mondiale del Glaucoma, alcuni incontri e poi delle visite oculistiche. Glaucoma, quanto è importante la prevenzione? È fondamentale perché il glaucoma è una malattia che causa danni irreversibili alla vista, per cui è importante intervenire per tempo non appena si manifestano i primi segni. La prevenzione si fa facendo degli esami periodici, quali il campo visivo e la tonometria, dopodiché se ci sono alterazioni si prendono provvedimenti. Quanto è importante questo genere di attività che ogni anno promuove l'Unione Italiana Ciechi? È molto importante perché diciamo che non è che si faccia solo su Crotone, si fa su tutto il territorio nazionale e quindi si diciamo, sensibilizza la coscienza dei cittadini di modo che possano attuare delle pratiche di prevenzione. E voi ci date una mano perché i media devono divulgare queste notizie in modo che la gente poi si informi, si incuriosisca e agisca di conseguenza. Per il glaucoma c'è un'età? No, diciamo che non esiste un'età, ci può essere una familiarità, esiste addirittura il glaucoma congenito per cui ci sono bambini che nascono già con determinate caratteristiche degli occhi per cui la pressione oculare è elevata e purtroppo in molti casi questi bambini con glaucoma congenito non hanno un buon esito visivo, per cui è importantissimo che si faccia prevenzione anche a livello familiare, perché se ci sono delle familiarità già conosciute e allora non bisogna trascurare, la politica dello struzzo non funziona mai. Con la sottoscrizione del contratto con l'azienda Calabria Lavoro abbiamo restituito un minimo di speranza per altri lavoratori dimenticati, per i quali possiamo iniziare a pensare così ad un percorso di stabilizzazione. Il nostro obiettivo appunto è quello di rimediare alle storture del passato che non hanno prodotto stabilità lavorativa e provare così a risolvere l'atavico problema del precariato pubblico che rappresenta in modo evidente. Lo ha detto così l'assessore regionale al lavoro e formazione professionale Giovanni Calabrese al termine della sottoscrizione dei contratti a tempo determinato per 11 lavoratori di azienda Calabria facenti parte del bacino di quella legge regionale 54/17. Amalia Bruni lascia il gruppo misto e torna al Partito Democratico. In una nota ha dichiarato: credo sia necessario rafforzare la sinistra in Calabria e nel resto del paese. Guardiamo il servizio. La consigliera regionale Amalia Bruni lascia il gruppo misto e si riscrive al PD. La sua, dichiara, è stata sia una scelta politica che un ritorno a casa. Nel PD spera di continuare a svolgere e ampliare la funzione di collante tra vari esponenti che ha svolto per quasi un anno e mezzo nel gruppo misto, al quale, ha detto, si è iscritta per coerenza e rispetto verso coloro che l'hanno votata quando era a capo della coalizione alle regionali. Sostegno anche per il New Deal di Schlein e Bonaccini, che per la Bruni renderanno il partito più aperto e vicino alle esigenze della collettività, ai tanti bisogni e alle istanze che vengono dai territori. Un PD, insomma, che incarna i valori della sinistra e che sa proiettarsi convintamente nello scenario europeo e mondiale per affrontare le grandi crisi, da quella umanitaria e sociale a quella climatica ed economica. Soprattutto in Calabria, ha detto Amalia Bruni nella sua nota stampa, il PD dovrà lavorare per risolvere problemi atavici e prenderà la giusta considerazione, nonché il supporto adeguato dalla politica nazionale. No all'autonomia differenziata, il PD lancia così la raccolta firme. Guardiamo. In questo momento sostanzialmente il primo e il principale no è dovuto alla creazione di un'autonomia differenziata senza partire dai LEP e quindi dai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali. Autonomia differenziata? No grazie, dice il Partito Democratico. Non farà altro che marginalizzare ancora di più il Mezzogiorno d'Italia. Concetti ribaditi a Crotone nel corso di una conferenza stampa dal segretario provinciale Leo Barberio, affiancato dai dirigenti Carolina Girasole e Gina Squillaci. Abbiamo avviato subito dopo
L'elezione della nuova segretaria nazionale è una prima battaglia politica che la segretaria ha voluto mettere al centro del dibattito del Partito Democratico, e quindi partiamo da qui, dall'autonomia differenziata, che in questo momento è il male dei mali per questo territorio. Quindi faremo una campagna di sensibilizzazione all'interno sia delle istituzioni che dei cittadini. Alcuni enti si sono già espressi in tal senso, penso al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. Sì, anche il Consiglio Comunale di Crotone si è già espresso, ma essendo un partito radicato nel territorio penso sia opportuno che, come ha già riportato Nicola Irto, venga avviata una campagna di sensibilizzazione nelle istituzioni in tutte i 404 comuni della Regione Calabria. E il Partito Democratico lancia una raccolta firme. Con una raccolta firme che parte domenica con i gazebo in piazza, e nel prossimo mese porteremo in tutti i consigli comunali della provincia di Crotone una proposta di delibera contro il DL Calderoli. Primo appuntamento a Roccella Ionica ieri nel pomeriggio con gli incontri dedicati al 75° anniversario della firma della Costituzione. Infatti ieri si è discusso della sovranità popolare e anche dei diritti inviolabili contenuti negli articoli 1 e 2. È partito ieri la prima delle 5 giornate dedicata alla Costituzione italiana. Sono dialoghi sui principi fondamentali della Costituzione della Repubblica nel 75° anniversario della firma. L'organizzazione del Comune di Roccella Ionica, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e di Locri e l'Ordine degli Avvocati di Palmi. La location è quella del convento dei Minimi Paolotti. In questo primo appuntamento si è discusso di sovranità popolare, diritti inviolabili e doveri di solidarietà negli articoli 1 e 2. I saluti di apertura del dottor Achille Giannitti, presidente del Consiglio Notarile di Reggio Calabria e Locri. A seguire il saluto di Rosario Maria Infantino, presidente degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria. E poi gli interventi tecnici dei costituzionalisti. Parliamo del professor Guerino D'Ignazio dell'Università della Calabria, del professor Antonio Spadaro dell'Università Mediterranea di Reggio e il professor Edoardo Frosini dell'Università Orsola Benincasa di Napoli. Siamo di fronte a una Costituzione, ancora alla Costituzione più bella del mondo, oppure c'è qualcosa che va rivisto? Sicuramente lo spirito che ha animato l'Assemblea Costituente è tuttora vivo, è vivo, è assolutamente attuale e ci ispira nella vita professionale di tutti i giorni, ma direi anche nel nostro impegno sociale, civile e professionale. Secondo me ogni cosa ha i suoi tempi e i suoi principi, però quelle direttive che sono state tracciate con la Costituzione restano punti di riferimento per il presente e per il futuro. Ha retto bene, ha resistito al terrorismo, ha resistito ai tentativi di secessione, ha resistito alle crisi economiche, alle crisi politiche, ha retto. E se ha retto è perché è cambiato anche la società insieme alla Costituzione. Sono cautamente ottimista sul futuro della nostra carta, quindi compleanno, buon compleanno Costituzione. Senta, se dovesse pensare di cambiare qualcosa, dove inizierebbe? Chiaramente sulla forma di governo possiamo migliorare il testo, mentre la prima parte, che è sempre tutto migliorabile, la lascerei com'è. Molte volte è possibile interpretare un testo in maniera evolutiva e far dire al testo ciò che esso implicitamente dice senza modificarlo. È quello che è successo largamente in questi 75 anni per la prima parte. Per la seconda parte invece qualche ritocco più solido secondo me ci vorrebbe. Professor Frosina, lei non è calabrese, viene in Calabria per parlare di Costituzione. Ecco, dicevamo una Costituzione anziana, 75 anni si è anziani, ma non per la nostra Costituzione. Diceva qualche suo collega che alcune parti non andrebbero assolutamente cambiate. Parliamo di diritti fondamentali, quelli sanciti, insomma, ormai è riconosciuto universalmente. È vero, preciso che non sono calabrese ma sono siciliano, quindi sono ancora più meridionale di voi, diciamo. Comunque condivido l'opinione di chi mi ha preceduto nell'intervista e ha sostenuto appunto l'attualità, la perdurante attualità della Costituzione, in particolare della prima parte, un po' quello è il nucleo del cosiddetto patriottismo costituzionale, i diritti, le libertà, i principi fondamentali. Però voglio far notare che
proprio negli ultimi anni, nella scorsa legislatura, si è cambiato per 4 volte la Costituzione. Forse non ce ne siamo tanto accorti, però sono state cambiate alcune cose. Anche un principio fondamentale, forse in senso migliorativo, perché è stato introdotto il diritto all'ambiente, il diritto all'ecosistema, il diritto delle future generazioni con la riforma dell'articolo 9. Poi è stato ridotto il numero dei parlamentari, poi è stato modificato l'articolo 41. Insomma, ogni tanto il legislatore costituzionale qualche cosa la modifica. Senta, una domanda secca: secondo lei i miglioramenti sono stati miglioramenti oppure no? Quelle state modifiche fatte, ovviamente. Ma queste modifiche a me non mi hanno convinto, diciamo. Sulla parte della forma di governo, come si accennava prima, c'è questo proposito della nuova maggioranza politica di introdurre il presidenzialismo. Ha guidato l'Italia in tutti questi 75 anni, nel senso che veramente l'Italia è cresciuta con la Costituzione, è stata plasmata dalla Costituzione, ma ancora adesso è attuale. E se qui chiaramente ci sono stati delle manutenzioni, delle modifiche, delle riforme che la rendono sempre più attuale. Quindi. Ecco, una Costituzione che però sarà, almeno questa è l'agenda del governo, sarà modificata. Qualcuno parla anche della forma di governo, presidenziale, semipresidenziale. Secondo lei è una cosa fattibile dal punto di vista tecnico? Allora, da un punto di vista tecnico si può modificare, però c'è una condizione, che la Costituzione è un sistema, per cui non si può modificare soltanto un pezzo e poi lasciare tutto il resto. Bisogna modificare tante altre parti della Costituzione, quindi si può fare, ma con molto giudizio e con molto c'è l'esigenza e la necessità di modificarla. Secondo me la nostra Costituzione mantiene la sua freschezza e la sua validità, soprattutto proprio nella parte dei principi fondamentali, che è la parte poi che si tratterà almeno questa sera, e può essere una di quelle carte costituzionali che possono essere utilizzate poi per una visione di una Costituzione globale per il mondo, perché questo ormai dovrebbe essere il futuro, a garanzia proprio delle diseguaglianze che ci sono tra i popoli, della situazione del disastro ambientale, delle guerre che sono determinate proprio dal fatto che ci sono queste sovranità nazionali e non c'è una Costituzione globale. Non esiste un'Europea, per esempio, non esiste un'Europea. C'è un'Europea, però il pensiero anche giuridico sta andando verso questo tipo di approdi. In ogni caso è bella questa iniziativa che ci fa riflettere ancora una volta su una delle più belle carte costituzionali che abbiamo. L'evento, moderato dal dottor Mario Schirripa, ha dato diritto al riconoscimento di crediti formativi ai fini della formazione continua forense del Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Ma intanto complimenti di vero cuore all'amministrazione comunale di Roccella, che ha voluto pregevolmente organizzare questo ciclo di incontri. Saranno in tutto 5, si inizia oggi il ciclo di incontri sui 75 anni della Costituzione, si inizia oggi con ospiti di assoluto livello e di profilo nazionale e internazionale. I prossimi appuntamenti saranno il 2 aprile con il tema lavoro e uguaglianza negli articoli 3 e 4 della Costituzione. Il 14 aprile invece si parlerà dell'articolo 5, una e indivisibile, e naturalmente il riferimento anche alle autonomie locali e regionali. Il 28 aprile su accoglienza e pace, gli articoli 10 e 11. Il 12 maggio, nell'interesse delle future generazioni, l'articolo 9 della Costituzione. E adesso ci fermiamo un pochino, pubblicità non mancate. Al via il progetto URP in rete, un nuovo portale informativo che mette così insieme i 97 comuni e promuove così il territorio della città metropolitana. Un servizio di Giuseppe Mazzaferro. La città metropolitana di Reggio Calabria ha presentato il portale URP in rete, un nuovo spazio web raggiungibile dal portale ufficiale dell'ente www.cittametropolitanarc.it per informare e far conoscere i servizi offerti dai 97 comuni e promuovere il territorio dell'area metropolitana. Nel corso di una conferenza stampa nella sala Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, accompagnato dalla dirigente del settore affari generali Alessandra Sarlo, ha parlato di un progetto
progetto identitario destinato a connettere tutte le realtà del territorio, ognuna con le sue peculiarità, le sue ricchezze e naturalmente la sua storia. È un portale che nasce per creare uno spazio di condivisione fra il cittadino e le istituzioni locali e anche per creare un catalizzatore di attività fondato soprattutto sullo scambio veloce, rapido di informazioni e anche di buone pratiche. Il portale sta avendo un grande successo, in realtà sono migliaia i visitatori di questo portale che non si limitano a visitare una sola pagina ma che navigano all'interno del portale, con ciò dimostrando che è un interesse sempre maggiore alle notizie riportate. Si compone di varie sezioni che ho prima illustrato, ma sono di facile accesso, sono molto inclusive. Basti pensare che ad oggi su 97 comuni dell'area metropolitana 54 hanno già aderito e sono presenti già oltre 100 associazioni. Il portale, diciamo che la sezione che posso definire il cuore del portale è la sezione sulle informazioni e i servizi. Molti dei nostri comuni sono piccoli, sono sforniti di risorse umane che possano in qualche modo fare fronte a un rapporto con un pubblico di comunicazione immediata, e tramite questo strumento invece si aggira questo ostacolo e perciò tutti i servizi vengono elencati con tutte le indicazioni utili al cittadino. C'è poi una sezione molto interessante, Scopri la città metropolitana, a sua volta suddivisa in tre sezioni, i siti archeologici, i percorsi naturalistici e i musei. La sezione eventi, nella quale abbiamo pubblicato fino ad oggi più di 400 eventi in ordine cronologico. Questa sezione è proprio dedicata al turista che ha intenzione di verificare, di partecipare a un evento e non sa come trovarlo. Ci sono diverse modalità di ricerca, ovviamente anche in modo più smart tramite il telefonino. Perciò per parola chiave, per data dell'evento. Ricordiamo l'indirizzo. L'indirizzo è sul www.cittametropolitana.rc.it, perché questo portale vive all'interno del sito della città metropolitana, fa parte del sito della città metropolitana e si trova con facilità perché in alto, nel banner in alto, è proprio identificato immediatamente. E infine l'ultima sezione che vorrei così definire brevemente è la sezione partecipando, dove abbiamo diviso il territorio metropolitano in 5 aree e in queste 5 aree abbiamo collocato le associazioni del nostro territorio iscritte all'Albo Unico Metropolitano. Domani alla Cattolica di Stilo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, un servizio di Ugo Franco. La direttrice della Cattolica, Camilla Brivio, informa che domani, per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini, specie la popolazione scolastica, ci saranno iniziative culturali ed escursionistiche legate alla Giornata Nazionale del Paesaggio indetta dal Ministero della Cultura. Non solo domani, dice Camilla Brivio, ma tutta la settimana a seguire, in collaborazione con l'associazione Trekking Stilare Experience, ci saranno numerose iniziative all'interno del patrimonio culturale volte a sensibilizzare la salvaguardia e la scoperta del territorio. Alle ore 9.30 di domenica, il raduno dei partecipanti nel piazzale delle Clarisse, dove c'è l'ingresso alla Cattolica, per l'escursione sul Monte Consolino guidata da Giorgio Pascolo, Cosimo De Luca ed Emanuele Valenti dell'Associazione Stilaro e lo scrittore Francesco Bevilacqua. Raggiunta la cima a circa 800 metri sul livello del mare, la sosta per osservare il panorama che spazia tra la Locride, Punta Capo Rizzuto e Monte Pecoraro. Quindi la visita guidata al castello normanno del secolo XI, nerbo della difesa di Stilo, che ha respinto nei secoli molti assedi degli arabi. Secondo alcune guide turistiche del luogo, sarebbe l'occasione, dopo l'ultimo restauro del manufatto del 2015,
di riflettere e decidere di ripristinare il trenino su monorotaia che si arrampica sul costone del monte fino a raggiungere la vetta in appena 7 minuti, che ha funzionato per pochissimo tempo. Qualcosa di spettacolare e unico che in pochi hanno goduto osservando i panorami mozzafiato viaggiando sulla monorotaia. Con il termine paesaggio, spiega la direttrice Camilla Brivio, sconosciuto agli antichi e coniato in Francia nel 1493 dal poeta Jean Molinet, non si indica, come comunemente si crede, una veduta o un panorama, ma tutto ciò che di naturale e di culturale si è sedimentato nei secoli in un determinato territorio, così come viene percepito da chi lo osserva. Così paesaggio è anche legame tra uomini e luoghi, bene identitario di una comunità. Ed è questo patrimonio che anche alla Cattolica di Stilo intendiamo celebrare, proteggere e valorizzare. L'escursione, come comunicato dai responsabili del Trekking Stilaro, è aperta a tutti ed è gratuita. L'ingresso alla Cattolica è invece a pagamento e la novità introdotta da Camilla Brivio, l'abbassamento del costo del biglietto da 5 a 4 euro. E per maggiori delucidazioni basta consultare il sito di Coop Culture, dove si può anche acquistare il ticket d'ingresso. Lo chef Simon Luca Barbieri con il piatto Terra Nostra ha ottenuto a Caserta il premio 5 Stelle d'Oro della cucina dell'Associazione Italiana Cuochi proprio per aver contribuito a diffondere la buona cucina italiana nel mondo. E Simon Luca Barbieri Varesotto è originario di Grotteria e da 3 anni che vive nella frazione Prisdarello, un servizio di Vincenzo Logozzo. Sono Simon Luca Barbieri, uno chef che abita a Prisdarello, una contrada di Gioiosa Ionica. Ho appena ricevuto il 7 marzo il premio 5 Stelle d'Oro della cucina italiana, partecipando come chef dalla Calabria. E penso che sia stato un ottimo risultato, anche per valorizzare la terra Calabria. La premiazione si è svolta al Teatro Ricciardi di Caserta. Erano presenti oltre 200 chef alla premiazione. Sono originario di Varese, mi sono trasferito con la mia compagna, lei svizzera, 3 anni fa ormai, inizialmente a Grotteria, che è il paese di origine di mia mamma. E abbiamo voluto venire in questa terra perché sia da parte mia, che sono innamorato fin da quando ero bambino, e da parte della mia compagna, abbiamo sempre apprezzato il calore della gente di questa terra, abbiamo sempre, io soprattutto nel mio ambito, ho apprezzato sempre i prodotti che offre questa terra. Infatti il piatto che ho presentato al concorso dell'Associazione Italiana Cuochi era quasi tutto a chilometro zero, a partire dalla borragine che la troviamo praticamente ovunque qua a Prisdarello. Questo piatto ho voluto dargli il nome di Terra Nostra appunto perché è fatta praticamente con tutti i prodotti che ci circondano, che a volte non vengono neanche valorizzati. Allora, nel mio piatto sembra un piatto semplice, banale, veloce, ma non lo è, perché c'è dietro una grande lavorazione, a partire dalla cipolla rossa di Tropea per renderla dolce, tenera, va cucinata 4 ore sotto sale a una temperatura bassissima, intorno ai 110 gradi, quindi bisogna avere anche lì pazienza.
per fare anche il ripieno di questa cipolla devi saper amalgamare bene e contrastare bene i gusti della cipolla, del formaggio e dei vari condimenti, per non andare a intaccare altri sapori. Idem per la vellutata di pomodori secchi, cioè dietro una lavorazione dove tu li fai andare per un pochettino sottovuoto e poi ricavi anche lì il succo del pomodoro secco, quindi il gusto del pomodoro secco. E per finire, che è quello un attimino più complicato, tra virgolette, è creare il gelato alla borragine. Quindi per crearlo devi recuperare la clorofilla delle foglie di borragine. Le foglie di borragine le devi scottare, le devi lavorare e poi alla fine ottieni questo liquido verde che è proprio l'infuso della borragine. E dopo varie lavorazioni lo puoi mantecare insieme agli altri prodotti per creare il gelato. Ed è un prodotto fantastico che si può prestare anche per fare i ripieni di ravioli, per farli anche per fare le erbe pestate che si fanno qua, ad esempio, si possono usare anche quelle foglie lì. E noi abbiamo realmente la fortuna di essere, parlo per Prisdarello, circondati di borragine, e compreso il fiore. Il fiore è considerato decorativo e su dalle mie parti te lo fanno anche pagare caro, sia il fiore che la foglia, e anche commestibile, perché dà freschezza quando lo metti in bocca. Ho iniziato questa professione all'età di 14 anni, ancora prima di iniziare la scuola alberghiera, perché avevo addosso questa passione trasmessa sia dal mio nonno paterno, che era un ottimo chef conosciuto nella nostra zona di Varese, e anche dalla mia povera nonna di grotteria, che ancora ricordo i sapori e i profumi di casa, che sono tutti fattori che mi hanno sempre invogliato a crescere, a imparare sempre di più questo mestiere, i sacrifici, tanti sacrifici come mestiere. La vera affermazione nel mio settore l'ho avuta circa all'età di 30 anni, quando facevo lo chef a Campione d'Italia, dove c'è un palato un attimino più mix tra italiani e svizzeri. E lì ho avuto la fortuna di essere affiancato da un executive chef che aveva già 2 stelle Michelin, che mi ha proprio un po' rivoluzionato il modo di vedere la cucina. Poi ho avuto il mio ristorante sempre a Lugano, che lo gestivo insieme alla mia compagna, e alla fine siamo arrivati qua a imparare anche qua i tipici piatti, che può essere dalla corte d'assise, che sono diventato specializzato tra virgolette, alle erbe pistate, tutti questi piatti qua che sono molto affascinanti, perché nonostante io faccia una cucina contemporanea, una cucina gourmet, la tradizione non deve mai mancare, è la base di ogni tipologia di cucina, dalla più semplice alla più sofisticata. E adesso invece ci spostiamo a Crotone. La Crotografia propone la mostra intitolata Anime, dedicata appunto alla fotografia, tutto al femminile. Guardiamo. "25 scatti e 13 fotografe. Alla Lega Navale di Crotone è possibile visitare la mostra Anime, la fotografia al femminile, organizzata dall'Associazione Culturale Crotografia. Crotografia è un'associazione che nasce tra fotoamatori e si occupa di promozione fotografica e del territorio. Probabilmente farete dei corsi, degli incontri. Sì, facciamo incontri, facciamo dei corsi di formazione sia a livello base che avanzato, e organizziamo delle mostre, degli eventi, e facciamo delle uscite mensili. E comunque ci organizziamo in gruppo e facciamo attività. Parliamo di questa mostra che si intitola Anime, la fotografia al femminile. In quante avete partecipato? Allora, abbiamo partecipato in 13 socie e alla fine non è altro che un racconto di noi donne e della visione che abbiamo del mondo femminile. Non
c'era un tema da seguire? Non abbiamo voluto seguire un tema perché abbiamo preferito rappresentare le nostre emozioni e comunque dare la nostra interpretazione alla donna per come la identifichiamo. Come si diventa un bravo fotografo? Allora, innanzitutto la tecnica si affina, però in modo particolare ci vuole tanta passione e bisogna anche studiare, però bisogna osservare, perché molte volte non si osserva, abbiamo perso proprio di vista il modo di osservare il mondo. Come si indovina lo scatto giusto? Lo scatto giusto è quando dà un'emozione. E adesso andiamo a guardare insieme i titoli dei giornali. Partiamo subito con 3 ore in mare prima dei soccorsi. Incidente probatorio, il 17enne pakistano non sarebbe uno degli scafisti. La tragedia di Cutro, in aula a Catanzaro la testimonianza di un siriano che ha perso il nipotino ucciso dal freddo. E qui poi vedete gli occhielli in alto, Ponte, Web Building si prepara alla grande sfida. Dopo il sì al decreto Salvini è un rendering del ponte, lo vedete in primo piano. Regina, provaci con la spinta del granillo, arriva il Cagliari. A Roccella il sindaco, gesto vile, non ci fermiamo. Lavori pubblici nel mirino dei clan, attentato incendiario nella notte al cantiere al borgo dei Carafa. Al centro pagina vedete i fondi Unione Europea per la Calabria, 3 miliardi di euro, programmazione 2021-2027, a Reggio il comitato di sorveglianza. E poi in colonna a destra l'inchiesta Lucignolo, il pubblico ministero, 3 condanne per il dipromificio, si è tenuta ieri davanti al GUP di Reggio la requisitoria del rito abbreviato Lucignolo. E poi il PM ha chiesto ovviamente 3 condanne per aver partecipato al dipromificio. Ancora Oppido Mamertina, ospedali, i sindaci chiedono un incontro al presidente Occhiuto. La corte dell'AIA, bambini ucraini deportati, mandato d'arresto per Putin. Le cose ovviamente si complicano. Ci spostiamo in basso, Meloni e Schlein, scontro sul salario minimo. La Meloni dal palco della CGIL ribadisce il suo categorico no, la segretaria del PD promette battaglia. Accoglienza di Landini, ascoltare per essere ascoltati, parliamo con tutti, così il segretario generale della CGIL assieme alla Presidente del Consiglio ascolta dà le precise istanze, ma la consapevolezza dell'utilità del confronto. E poi in basso ancora altre notizie che provengono ovviamente da fuori regione. L'OMS, il Covid presto sarà solo un'influenza, di fatto lo è già. Botte e fermi a Parigi, riforma delle pensioni, la Francia si infiamma, attenzione nelle piazze. Poi la Champions League, il derby Milan-Napoli, poi ai quarti l'Inter affronta il Benfica. Lasciamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, andiamo direttamente sulla prima pagina del Quotidiano del Sud di quest'oggi. Andiamo, vedete in prima pagina, case green in Calabria, ancora molto da fare, così titola il Quotidiano del Sud. Andiamo ancora nei dettagli, il monitoraggio APE aspetta scatta una fotografia dell'efficienza energetica degli immobili nella regione. Pensate, su 78.000 residenze con attestato, appena il 23% in linea con le nuove norme. Ecco cosa si prevede, ecco la nuova direttiva. E poi il Festival del Mediterraneo dell'Economia, promosso dal Quotidiano del Sud, e qui ci sono i titoli dedicati a questa iniziativa. Al centro pagina una fotonotizia, strage di Cutro, le testimonianze, bimbo morto di gelo dopo 3 ore in mare. E questa una testimonianza autentica che insomma la dice lunga su i ritardi che purtroppo sono avvenuti nei soccorsi. Atti aziendali tutti da rifare perché il DCA su reti ospedaliere e territori non sono pronti. Ancora verso il 21 marzo le storie di vite rapite e spezzate dai calabresi in Lombardia. Ancora operazione a Cotronei, si rivolge ai clan per prendersi la RSA di famiglia, 6 persone sono state arrestate. La regione Amalia Bruni lascia il misto e ritorna dentro il PD.
e poi ancora Rinascita Scott, l'avvocato Pittelli torna libero, annullate le misure, e lì in foto Giancarlo Pittelli. Ancora battaglia processuale sulla vicenda di Pittelli. Catanzaro Ambiente, la giunta comunale stanzia quasi 2 milioni per il depuratore. A Reggio, crisi idrica, consegnati i lavori per pozzi e serbatoi comunali. A Vibo Valentia l'inchiesta, il caso Vibo Center, 4 persone indagate. E poi a Crotone, Bastione San Giacomo, via i lavori, rassicurazioni per Antica Croton. Ancora a Corigliano Rossano, muore nel pronto soccorso, disposta l'autopsia. Ancora a Reggio, a destra, vedete, violenza di genere, nasce l'osservatorio regionale, e lì il gruppo dei componenti. E poi Palmi, scommesse perse, la fuga con debito di 11.000 euro. E quindi è così. La mostra, i 9 volti nell'opera di Antonio Affidato. E qui c'è un bell'articolo, una mostra molto bella che vi invito ad andare a vedere a Crotone. Che tempo ci porterà quest'oggi? Scopriamolo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, alla prossima dal TG News e da Raffaella. Operazione Metameria, infiltrazioni dell''ndrangheta nelle imprese, sequestro da 3 milioni tra Reggio Calabria e Cosenza. Inchiesta a Malapigna, Pittelli torna libero dopo 3 anni, revocati così domiciliari, non potrà esercitare però la professione per un anno. Amalia Bruni lascia il gruppo misto e torna nel Partito Democratico. In una nota ha dichiarato: credo sia necessario rafforzare la sinistra in Calabria e nel resto del paese. Lettera al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, firmata appunto dai sindaci dell'area della Piana in difesa dell'ospedale di Oppido Mamertina. Primo appuntamento a Roccella Ionica ieri pomeriggio con gli incontri dedicati al 75° anniversario della firma della Costituzione. Ieri si è discusso della sovranità popolare e dei diritti inviolabili contenuti negli articoli 1 e 2. Domani alla Cattolica di Stilo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, fra legami, luoghi e territorio.